Argentina. E se non credete, guardate questi servizi. Allora, ciao Italia, dal vostro inviato speciale Rodolfo Martinelli. Io sembro un buttero, ma non sono un buttero, forse sono butterato, perché io vengo dalla Versilia, sono un bagnino di Viareggio e dai cavalloni e del Mare Grosso sono voluto venire a provare i veri cavalli con alcuni amici che ho qua, Stefano, Francesco e Armido, che forse sono gli ultimi esponenti di una razza in via d'estinzione, se non sbaglio, perché il lavoro, da quello che ho potuto fare con loro, che ho improvvisato, mi sembra abbastanza duro, per cui i giovani non credo che amino questa vita, vero Francesco? Sì, ce ne è rimasti davvero pochi, insomma. Sì, Stefano è uno dei pochi, mai davvero questa professione tende a scomparire. Io non capisco perché poi lo vedete dalle immagini, credo che questo sia l'ambiente ideale per dimenticare picconate, crisi di governo, tasse, ISHAP, aumenti di ILORE, e quindi dico, l'ente parco è disposto a far venire a visitare, sotto la guida chiaramente, perché qua c'è un ambiente stupendo che è ancora tutelato e di cui vanno orgogliosissimi i butteri e i componenti della comunità del luogo, che lo tengono veramente come un paradiso, vero Francesco? Cioè voi tenete molto. Sì, l'azienda è all'interno di un consorzio del parco, il parco naturale della Maremma, di 10.000 ettari circa. E praticamente questo parco tutela tutta questa fascia costiera, la strutturazione edilizia, preserva un po' tutta la natura e mette a disposizione questo territorio al pubblico. Il pubblico nei giorni di mercoledì, sabato e domenica può visitarlo con gite organizzate e vedere appunto queste bellezze naturali. E per chi sa andare a cavallo, come hai fatto tu oggi, c'è la possibilità di fare un'escursione dietro con i butteri, insomma. Bisogna essere bravi, tu sei bravo. Oh no, io non sono bravo, io sono un apprendista buttero. Vorrei tanto svernare con voi perché onestamente qua giù l'ambiente è stupendo e voi siete estremamente severi nel salvaguardarlo e fate bene, perché la gente educazione deve imparare. Comunque questa Maremma che in Toscana noi quando dobbiamo arrabbiarci, abbiamo qualche imprecazione, usiamo molto spesso Maremma cane, e non vorrei dire Maremma maiala, ma si dice perché siamo toscani, quindi la malediamo perché qua era il periodo brutto delle malarie, però vedo è stata bonificata e ora vedo non so quanti cavalli, ecco, quanti capi di bestiame e che lavoro fate? L'azienda ha circa 450 capi bovini mediamente nell'arco dell'anno e 100-120 capi equini. I cavalli vivono di conseguenza dei bovini, perché il bovino viene allevato allo stato brado secondo canoni tradizionali ormai appunto già da secoli, e il cavallo serviva sia per l'allevatore, per la vendita, sia per i soggetti da doverci lavorare, perché tu sai, visto che essendo brado l'allevamento bisogna per forza di cose montare a cavallo e svolgere vari lavori che ci sono da fare. E quindi il cavallo praticamente è stato sempre più selezionato un po' dall'asprezza del territorio, dall'ambiente particolarmente inospitale. Sia il cavallo che il bovino hanno avuto questa selezione naturale fortissima, soltanto i soggetti più forti sono riusciti a arrivare ai giorni nostri, insomma. E quindi al giorno d'oggi tu hai visto queste bestie che vivono allo stato brado qualsiasi tempo e riescono a dare una produzione economica valida, insomma. Beh, io direi che possiamo concludere qua augurandoci che nascano altri Stefani, Franceschi, Armidi, perché questo ambiente merita di essere continuato a preservare, e invito tutti a venire perché veramente l'ambiente è stupendo. Quindi ciao Italia dal vostro Rodolfo Martinelli.